Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata alla scomparsa di un 42enne di Gela. Non si hanno più notizie da sabato scorso, l'uomo sposato e padre di 6 figli si è volatilizzato nel nulla, l'accorato appello della moglie, sentiamo. Da sabato scorso non si hanno più notizie del gelese Alessandro Fraglica, 42 anni, venditore ambulante di frutta e verdura. L'uomo, sposato e padre di 6 figli, si è volatilizzato nel nulla. I carabinieri, ai quali è stata presentata regolare denuncia, stanno indagando a 360 gradi. Ai nostri microfoni la moglie, Rocca Mezzasalma, 39 anni. Noi siamo stati sfrattati da questa casa che avevamo da qualche mese, poi io sono andata dai miei perché ho consegnato appunto le chiavi al proprietario, sono andata dai miei perché mamma di 6 figli, i miei mi hanno accolta con i bambini, lui ci ha accompagnati un paio di strade prima, poi si è allontanato e non abbiamo avuto più notizie. E lei ha provato a rintracciarlo anche attraverso il telefonino? Ha il telefonino dietro, ha una scheda dentro il portafoglio, speravo che magari facendosi prestare qualche telefonino l'avrebbe utilizzata, però non è successo. Al momento della scomparsa, Alessandro Fraglica indossava un paio di jeans con una maglietta bianca, con una scritta rossa ed un giubbotto di colore nero. È alto 1,86 m, capelli di colore castano chiaro, occhi cerulei. E lei lo ha cercato ovunque? Le zone dove lui potrebbe essere, tipo lui quando ci è successo altre volte, perché non è la prima volta che capita di non essere rimasti senza casa, quindi lui al Bar Italia dove vende la frutta suo padre nella via Borromini, da amici, parenti, l'abbiamo cercato però non hanno notizie. Nessuno l'ha visto? Nessuno. E lei cosa pensa in questo momento? Non lo so, magari appunto siccome lui non aveva un appoggio, al contrario mio, che bene o male io dai miei l'ho sempre trovato, magari si sarà sentito confuso e non lo so cosa abbia pensato di far. Spero che non abbia fatto appunto qualche sciocchezza. La moglie lancia un appello direttamente al coniuge. Lo prego di ritornare, non per me, cioè magari può mettere me da parte, ma di pensare ai suoi figli, perché giustamente i suoi figli lo cercano. Chiunque dovesse vederlo può contattare i carabinieri. La moglie ha messo a disposizione anche il proprio numero telefonico. 349-09-45-369. Deve scontare una condanna residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione per furto aggravato e rapina in concorso. Il 22enne gelese arrestato dalla polizia in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. Si tratta di Clisman Rinzivillo. Nel dicembre di 2 anni fa, assieme ad altri soggetti, si era reso responsabile di una rapina ai danni di un esercizio commerciale di via Francesco Crispi. Rinzivillo era rimasto coinvolto anche nel blitz affari di famiglia. I carabinieri di Mazzarino durante la serata di domenica hanno effettuato una serie di controlli ad esercizi pubblici nel centro del paese. È stata riscontrata la diffusione abusiva dei segnali di contenuti a pagamento, soprattutto di natura sportiva, in particolar modo della partita Inter-Juventus. Per i 5 gestori dei locali è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica, il sequestro del decoder e smart cards. Ancora cronaca, 2 arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore a Niscemi dalla polizia. Un 55enne Emanuele Fidone, già sottoposto a regime di sorveglianza speciale, è stato bloccato al volante della sua auto con la patente ritirata e senza la regolare copertura assicurativa. È accusato anche di possesso ingiustificato e di chiavi e grimaldelli. Adesso è stato posto ai domiciliari. Agli arresti domiciliari è finito anche Giacomo Zaffarana, di 25 anni. Nel giugno scorso era stato arrestato perché sorpreso con dell'hashish sulla strada provinciale 10. Successivamente, durante una perquisizione a casa, gli era stato trovato anche un bilancino di precisione. Fu scarcerato con obbligo di presentazione negli uffici di polizia, un obbligo che avrebbe violato ripetutamente, secondo gli agenti del commissariato, i quali hanno proceduto all'arresto del giovane. A firmare il mandato è stato il GIP del Tribunale di Gela.
Ritornano a protestare le mamme dei bambini che frequentano la scuola paterna Rita Levi Montalcini di via Paolo Orsi a Gela, succursale della scuola Enrico Solito. Sono passate più di 2 settimane dal crollo di calcinacci che si sono staccati dai piani superiori dello stabile del Rione Caposoprano, ma, sostengono i genitori, non è stato eseguito un intervento definitivo per mettere in sicurezza l'aria, solo una piccola manutenzione. Tutto è invariato, è rimasto immutato e ancora i nostri figli sono sempre in questa scuola e purtroppo con il caldo che fa in questi giorni non possono uscire perché c'è il pericolo che ingompe su di loro, perché non è stato neanche messo in sicurezza comunque le tettoie, insomma il tetto di questi palazzi. In più, da quando c'è stata la bomba d'acqua, c'è tutto il pavimento qui del marciapiede pieno di vetri che nessuno si è degnato di neanche spazzare. Una gru qualche giorno dopo la caduta è venuta per far cadere altri calcinacci, ma non è stato messo nessun tipo di protezione, una rete per far fronte a questo problema. Volevamo capire dopo 20 giorni come è intenzione di muoversi, visto che i bambini sono chiusi dentro. I genitori dei bambini ultimamente non hanno portato i loro figli a scuola e sono pronti a rifarlo. La nostra classe, la classe dei blu, abbiamo fatto una sorta di manifestazione 2 giorni non portare i bambini all'asilo, in attesa di avere un colloquio con la preside, al che se non l'abbiamo trovata in classe ma l'abbiamo ritrovata all'asilo il lunedì, e ci ha promesso che insomma lei si stava muovendo per Caltanissetta, insomma con i condomini, che era una cosa celere. Ma sono passate 3 settimane dall'accaduto, perché è accaduto preciso martedì, come oggi, 3 settimane fa. Non c'è niente. I bambini hanno i catenacci nelle classi. La nostra classe, per aprire la finestra, per farli respirare, abbiamo l'armadio, onde evitare che i bambini escano fuori sul cortile. Se è una situazione tollerabile, non lo so. Il corridoio è la loro massima fuga. Da una classe all'altra hanno il corridoio di 50 centimetri, dove si accalcano 170 bambini. È previsto per domani alle 10 nell'auditorium Virgilio Argento della scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela un incontro nell'ambito del progetto di educazione all'affettività. Sarà presente Davide Chiarenza, responsabile dell'ufficio minori della questura di Caltanissetta. Si parlerà di diritti e doveri di genitori e figli. Cambiamo argomento, parliamo del Consiglio Comunale di Niscemi che giovedì prossimo deciderà sull'adesione alla città metropolitana di Catania. Sentiamo. Si avvicina la data fatidica per Niscemi. Giovedì prossimo alle 20 il Consiglio Comunale dovrà decidere sull'adesione alla città metropolitana di Catania, così come hanno già fatto Gela e Piazza del Medina. La seduta dell'assise civica della settimana scorsa, come si ricorderà, fu rinviata dopo la proposta avanzata dal consigliere Giuseppe Rizzo. Il consigliere comunale ribadì la necessità che fossero tutti presenti al voto di adesione. In quell'occasione infatti era assente il consigliere Rocchi Blanco. La proposta fu approvata con 9 voti favorevoli, 7 furono contrari, 3 gli astenuti. C'è la possibilità di rimarcare, di consolidare il risultato che sarà altissimo del consenso di passare con Catania. I siciliani hanno capito che è importante smacchiare il Gattopardo, così come è stato smacchiato il Gattopardo, mi faccio prestare la battuta da qualcuno più importante di me, come è importante smacchiarlo il Gattopardo. A Piazza Armerina a Gela è successo. Noi ci lamentiamo, i siciliani ci lamentiamo del fatto che non si muove mai niente, che non cambia mai niente. Noi abbiamo l'occasione di fare questo. I niscemesi avete l'occasione di cambiare la storia. State attenti perché questo è un momento molto importante, perché è passato, è arrivato ora, dopo 80 e passa anni, quasi 90, chissà se e quando ci sarà un'altra possibilità del genere. La prossima volta ci saranno 20 sì. Il cancro si alimenta anche nel silenzio. Saper trasmettere al cittadino malato e non messaggi corretti diventa così prerogativa fondamentale per meglio combatterlo. Come in ogni attività comunicativa è basilare conoscere l'argomento da comunicare in tutte le sue sfaccettature, da quelle scientifiche a quelle religiose, dai dati che emergono dall'esperienza sul campo alle leggende. E l'obiettivo che si propone il congresso è il silenzio del cancro comunicativo.
comunicazione tra realtà ed etica, scienza e fede. Lo ha organizzato per mercoledì 28 ottobre al Teatro Antidoto di Macchitella alle 16. L'associazione FARC ENCO, di cui è presidente Angela Lobello, che aprirà la sessione. Sono previsti interventi di 20 minuti nel corso dei quali medici, giornalisti, sacerdoti, esperti in comunicazione ed esponenti del volontariato tratteranno sotto varie angolature la comunicazione in oncologia. Seguirà un dibattito. Studenti del liceo classico Ruggero VII a lezione con il grande regista Pupi Avati, un incontro carico di emozioni previsto nell'ambito del Salus Festival al quale gli studenti si preparavano da mesi, che è andato al di là delle aspettative. Il regista bolognese, accompagnato da Pier Sergio Caltabiano, direttore della formazione del CEFPAS, è stato accolto dagli studenti al ritmo di musica, sua grande passione, con un video sulla sua biografia artistica e intellettuale. Gli studenti durante l'incontro hanno avuto la possibilità di conoscere un grande uomo che, oltre a parlare della sua vita professionale, ha parlato di sé, della sua vita, dall'adolescenza segnata dalla timidezza al suo sogno di diventare un grande clarinettista jazz, sogno accantonato dopo l'ingresso nella band di Lucio Dalla, musicista dal grande talento, alla sua esperienza come rappresentante di una nota ditta di surgelati, sino alla sua decisione, dopo aver visto il film 8 e mezzo di Fellini, di intraprendere la strada del cinema come regista. Strada tortuosa segnata agli esordi dal fallimento di 2 suoi film finanziati da un misterioso imprenditore. 4 i film che sono stati al centro della discussione con gli studenti: Il papà di Giovanna, Una ragazza d'oro, La seconda notte di nozze e Una sconfinata giovinezza. Abbiamo voluto dare un taglio educativo e formativo. Gli studenti sono stati invitati ad analizzare 4 film che lo stesso autore Pupi Avati ha segnalato alla nostra scuola. Si sono cimentati quindi nell'analisi filmica e nella lettura su diversi piani dei temi proposti dai film, che sono essenzialmente legati al dolore, alla malattia. È così come interpretata dall'autore. Il cinema, anche se non può funzionare come antidoto per combattere le malattie, può essere un efficace strumento per aiutare ad affrontarle in maniera più consapevole e serena. Si deve guardare alla vita a 360 gradi. Cioè in tutti i suoi aspetti, cioè il cinema non si deve precludere nulla. E quindi quello che sai della vita sai anche dei suoi aspetti che sono più penalizzanti. Allora certe patologie, soprattutto che mi sono interessate di più, che mi sono apparse più affascinanti, più incuriosenti e per le quali il cinema poteva essere più utile, sono quelle che riguardano la mente, la psicologia. Le patologie che riguardano le demenze senili, l'Alzheimer, i Parkinson o le follie, le bipolarità, le schizofrenie, insomma sono questi gli aspetti che per un narratore diventano più seducenti, più affascinanti. Allora mi sono occupato soprattutto di quelli. Giovedì 22 ottobre alle 19 nella parrocchia dei Cappuccini di Gela si svolgerà una solenne celebrazione eucaristica in onore di San Giovanni Paolo II nel giorno della sua memoria liturgica. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, e sarà animata dall'Associazione Gela Famiglia e dal Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Dopo la celebrazione si svolgerà una processione con le famiglie e per le famiglie dalla Chiesa dei Cappuccini fino a Piazza Roma, dove si trova il monumento al Santo Pontefice Polacco, ideatore della Giornata Mondiale delle Famiglie e dei Giovani. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, adesso linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Donazione di sangue domani nei locali del centro di raccolta fisso di via degli Appennini numero 5 a Gela. A promuoverla è la sezione locale dell'ADAS. È prevista per martedì 27 ottobre prossimo alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella a Gela la messa in suffragio di Enrico Mattei a 53 anni dalla sua scomparsa. A conclusione della celebrazione religiosa un corteo di pionieri e veterani dell'ENI si recherà in viale Corte Maggiore per deporre una corona di alloro ai piedi del busto.
si terrà il prossimo 24 ottobre alle 9.30 nella sala riunioni del Museo Diocesano di Piazza Armerina di fronte alla Cattedrale l'annuale conferenza diocesana del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa. L'incontro sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana. Sarà l'occasione per comunicare i risultati ottenuti l'anno scorso e dibattere sulle azioni da concordare e intraprendere nell'immediato. Stati generali della società civile di Gela alla 10ª edizione. Il 24 e il 25 ottobre presso il Palazzo Ex Convitto Pignatelli le associazioni di volontariato incontreranno la città. L'iniziativa rappresenta un importante momento di incontro e di formazione per aprire scenari innovativi di progettazione sociale e partecipata. I lavori inizieranno sabato 24 ottobre alle 9. Per l'occasione sarà a Gela il fondatore dell'Arsenale della Pace, Ernesto Olivero, per un confronto con gli studenti e i volontari della città e una riflessione sull'emergenza sociale derivante dai numerosi attentati incendiari di autovetture che si ripetono quasi ogni notte. L'iniziativa è promossa dal coordinamento delle associazioni di volontariato di Gela, dal MOVI, dalla Casa del Volontariato, dal CESVOP, con il patrocinio gratuito del Comune. Saranno circa 200 gli atleti che metteranno in gioco la loro forza in occasione del campionato mondiale di powerlifting che si disputerà a Gela i prossimi 31 ottobre e 1 novembre alle 10 all'interno del Palacossiga. I partecipanti si sfideranno nelle tre specialità di powerlifting, la distensione su panca, lo stacco da terra e lo squat. Saranno oltre 70 gli atleti italiani, mentre i restanti 130 partecipanti arrivano dal Regno Unito, dall'Irlanda, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Russia, dalla Moldavia, dalla Grecia, da Malta e dagli Stati Uniti. Il campionato mondiale di powerlifting è promosso dalla Federazione Internazionale di Pesistica. Numerose saranno le donne che parteciperanno a questa competizione e svariate saranno le età dei partecipanti. È prevista per venerdì 23 ottobre prossimo la 7ª edizione Green Run Corri nel parco di Montelungo a Gela. L'iniziativa è dell'associazione Green Sport Promotion diretta da Giuseppe Veletti. Si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa di valorizzazione, conoscenza e fruizione del parco. Bando di ricerca e selezione di un operatore socioassistenziale è stato indetto dal terzo circolo didattico diretto da Angela Tuccio. Le domande dovranno pervenire entro le 12.30 del 22 ottobre. Lo stesso istituto scolastico cerca due assistenti alla comunicazione degli studenti con disabilità. Per informazioni bisognerà chiamare il numero di telefono 0933 91 10 06. Adesso parliamo di calcio. Dopo la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, il Gela pensa in grande nel campionato di eccellenza. Frena i facili entusiasmi il tecnico Totò Brucculeri, lo abbiamo sentito. Totò Brucculeri, finalmente il Gela ha sfatato il tabù trasferta. Domenica si è vinto a Paceco, una gara che è iniziata male, però poi i ragazzi hanno messo in campo la voglia di vincerla finalmente una partita e il risultato ne è stata una logica conseguenza. Sì, ma soprattutto nell'interpretazione della gara, i primi 45 minuti cioè, non abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo magari la squadra ha avuto una grande reazione, anche perché nel primo tempo abbiamo giocato 45 minuti con un vento che soffiava da scirocco, insomma, anche i ragazzi erano condizionati da questo, però abbiamo fatto degli errori che non stavamo pagando a caro prezzo, che dobbiamo, diciamo così, lavorare e colmare queste gap che succedono durante la partita. Però nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione. Penso che la squadra nel secondo tempo è stata padrona del campo e dico, la vittoria non dico che è meritata, perché forse magari per quello che hanno fatto loro nel primo tempo, per quello che abbiamo fatto noi nel secondo tempo, diplomaticamente dico ci poteva essere anche il pari, però nel calcio pare dalle volte, lascia il tempo che trova. Lei è molto schietto, allora le chiedo, questo Gela, dopo le due vittorie consecutive, una delle quali, come dicevamo, in trasferta, può realmente ambire alle zone alte della classifica oppure dobbiamo frenare gli entusiasmi? Ma io penso che non bisogna volare basso, cioè non bisogna fare voli pindarici, insomma.
Io sono una di quelle che predico sempre umiltà e che continuo a farlo anche nelle zone nobili della classifica, perché magari qualcuno là sopra ci potrebbe anche girare la testa, non deve evitare che potrebbe succedere. Lavoriamo tranquillamente, con grande serenità, siamo ancora in uno stato embrionale dove il campionato ancora non si è assestato abbastanza bene, per cui noi abbiamo bisogno di lavorare dove abbiamo un margine di crescita, di miglioramento, e che una vittoria fuori casa non significa vincere il campionato, ma dare continuità ai risultati. Un vecchio adagio molto comune: non c'è due senza tre. Dunque domenica ci aspettiamo la terza vittoria consecutiva, al presto sarà di scena la Parmonval. Ma appunto per questo dico, cioè non, veniamo da due risultati utili, lascia stare il discorso della parentesi della Coppa Italia, stiamo parlando del campionato. Io penso che avendo una buona rosa puoi, diciamo, giocare su tutti e due i fronti, ma noi abbiamo bisogno di dare continuità ai risultati nel nostro campionato, perché forse io credo di più al progetto del campionato che quello della Coppa, perché siccome penso di essere un buon cacciatore, dico che magari con una fucilata non ho mai preso due conigli. Allora. Siamo all'informazione cinematografica e la prima luce con Riccardo Scamarcio, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Sono due gli orari di proiezione della pellicola, 18.30 e 21.30. E per il teatro riparte la stagione all'Eschilo, primi appuntamenti sabato 24 ottobre alle 21.15 e domenica 25 alle 17.15. Tuccio Musumeci porterà in scena Pipino e il Breve, una commedia musicale di Toni Cucchiara. Il botteghino, lo ricordiamo, è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui, arrivederci alle prossime edizioni.